Buongiorno a tutti, oggi parliamo di una figura enorme, di nuovo, che ha visitato l'isola d'Elba. Siamo nel Medioevo, parliamo dell'uomo che ha riportato il papato da Avignone a Roma, Gregorio XI. E lo facciamo da un posto a cui sono particolarmente affezionato, anche perché non è per niente conosciuta l'isola d'Elba, ma è degna di rispetto, un posto bellissimo, anche solo per la vista che si ha, che è la Pieve di San Michele a Capoliveri. Capoliveri oggi appare molto diversa di quanto apparisse nel Medioevo. Era un castrum, un castello, e doveva apparire molto simile a Giglio Castello oggi, quindi un posto eccezionale. Il castello del paese, che è arroccato su una montagna, serviva a proteggere i cittadini, cioè chi viveva all'interno, diciamo, delle mura. Il sistema però che era nato per coordinare le forze militari e per proteggere gli abitanti del contado era il sistema pievano. Un sistema tipicamente medievale, un'amministrazione religiosa, territoriale e militare, che sull'isola d'Elba contava quattro punti, quattro pievi che suddividevano il territorio albano. La nostra, quella che ci interessa oggi, è la Pieve di San Michele, costruita intorno al 1100, è uno degli edifici di culto più antichi dell'isola d'Elba. Purtroppo ne rimane solo una piccola parte integra, dopo andiamo a vedere un po' meglio, perché fu distrutta nel 1544 dal nostro, sempre citatissimo, Capudan Pascià della flotta ottomana, cioè Kair al-Din Ariadeno, detto il Barbarossa, il corsaro Barbarossa. Rimane però intatta l'abside, che ci fa vedere anche quanto erano spessi i muri, un po', diciamo, per bloccare il calore all'interno o il fresco a seconda della stagione. Un po' proprio a scopo difensivo. E vediamo anche la finestra particolare, una monofora fatta a clessidra ribaltata, cioè a triangoli con il vertice nel centro del muro, che servivano a captare più luce possibile facendola espandere all'interno dell'edificio senza far passare troppa aria. Sembra anche un po' una feritoia, è un buon punto di appostamento e di difesa. Ebbene, cosa ci fa qui Papa Gregorio XI? Dobbiamo andare molto indietro nel tempo, dobbiamo arrivare a Papa Bonifacio VIII. Siamo all'inizio del 1300, Papa Bonifacio VIII vuole restaurare il potere papale e i privilegi papali e si trova quindi in discordia con altre autorità presenti sul territorio. Da prima la famiglia Colonna, i Colonna erano una importante famiglia nobiliare romana, e poi con Filippo il Bello, il re di Francia, che vede nella restaurazione di un potere papale una minaccia nei suoi confronti. Papa Filippo il Bello minaccia lo scisma dalla Chiesa di Roma e la famiglia Colonna compie il cosiddetto schiaffo di Anagni, cioè cattura il Papa e lo imprigiona, e morirà poco dopo il Papa, dopo questa prigionia. Alla morte del Papa ci fu un consiglio di 11 mesi. Per 11 mesi i cardinali del Papato di Roma si riuniscono per capire come reagire. Bisogna seguire le idee di Bonifacio VIII, bisogna riuscire ad accomodare in qualche modo la Francia per cercare di bloccare lo scisma. Dopo 11 mesi vince questa fazione. Si decide di eleggere un Papa, già vescovo di Bordeaux, che piacesse a Filippo il Bello, cioè Papa Clemente V. E Papa Clemente V, parlamentando con Filippo il Bello, riesce ad ottenere la fine delle idee di scisma della Chiesa francese da quella italiana, in cambio della fine dell'ordine dei Templari. Grazie alla fine di quest'ordine, infatti, Papa Filippo il Bello si arricchì terribilmente, prese i loro territori e i loro averi. Tra l'altro, c'è una microstoria sui Templari che interessa anche a noi qua vicino, sempre sull'isola d'Elba, magari ne parliamo un'altra volta. Quindi Papa Clemente V si trova davanti a questo enorme dubbio. Da una parte deve assecondare Filippo il Bello, dall'altra parte, comunque, il potere papale deve rimanere qualcosa di separato da quello del re di Francia. E per cui decide di trasferirsi ad Avignone, periodo della cattività avignonese, e nonostante i papi fossero ad Avignone, tutti, eccetto uno a dire la verità, fanno di tutto per poter ritornare in Italia. Dobbiamo aspettare la congiunzione tra eventi storici e l'arrivo di due giganti della storia europea. Il primo è Papa Gregorio XI, che approfittando della guerra dei cent'anni e del fatto che fosse passato tanto tempo dalle dispute avvenute tra il papato e il re di Francia, decise di ritornare a Roma. La seconda figura, ancora più importante in questo, è una filosofa e teologa italiana, che è Caterina da Siena,
che fece enormi pressioni sul papato fino a convincerlo a ritornare in Italia. E siamo arrivati al 1376. Papa Gregorio XI salpa dalla Francia in direzione Roma. Solo che mentre parte viene colto da una tempesta. Siamo davanti all'Argentario ed è costretto a ripiegare sull'isola d'Elba. Sbarca a Longone e da Longone decide di andare ad officiare messa nella chiesa più importante che ci fosse in zona, proprio questa Pieve dove siamo ora. Il Ninci, che bene ha raccontato la storia dell'isola d'Elba, ci parla di elbani entusiasti che fanno scambi commerciali di ogni modo con il Papa, anche perché dopo questo lungo viaggio e dopo il fortunale nel quale era rimasto intrappolato aveva bisogno di nuove provviste. Ma una cosa che non si trova quasi da nessuna parte quando si parla di questo episodio è la fonte invece del poeta di corte di Papa Gregorio XI, che ci racconta che il Papa, avendo trovato il territorio desolato e inospitale, volle andarsene via il più presto possibile. Questa non è una gran pubblicità per Capoliveri, ma è andata così, non ci si può far niente. Quindi ripartirà, andrà a Roma. E perché vi ho detto che in un certo modo ha trasportato con sé il Rinascimento? Perché questo lungo allontanamento dei papi da Roma ha creato il sistema del mecenatismo, ha creato un sistema burocratico, economico-amministrativo nuovo, che poi ha permesso al papato di essere al centro del mecenatismo rinascimentale. Quindi l'Elba ha assistito a uno dei tasselli fondamentali che ha posto la fine del Medioevo e ha fatto nascere il Rinascimento. Ora vediamo l'altra faccia di ciò che rimane della Pieve. Non è veramente Pieve, ma diciamo la parte finale, cioè l'ingresso della Pieve, fu trasformato in cimitero nel 1800. Questo perché da lungo tempo era disabitata ed era ormai un rudere, lì si diede una nuova vita. Oggi purtroppo si pensa alla fruizione turistica, che però ancora non è attuata, ma senz'altro è stato fatto molto per rivalorizzarla e rimetterla un po' in sesto. Piano piano si sta tornando a una nuova vita per questo edificio importantissimo dell'isola d'Elba. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale e a seguirci sugli altri social. Ci vediamo dopodomani con una nuova pillola dell'arcipelago.